Ok, è già passata una settimana intera di carriera allenatore. Devo essere sincero, sono soddisfatto, ma mi aspettavo anche qualcosina di più. Volendo, perché quella della Juventus era andata talmente tanto bene, non avendola finita, che mi aspettavo che tutto o buona parte di quel pubblico sarebbe tornato qua. E invece capisco che la Spal sia una squadra meno altisonante rispetto alla Juve. Io voglio continuare questo progetto perché secondo me la Spal è una squadra bellissima con cui provare a tentare una carriera allenatore anche un attimino più difficile delle solite. Quindi questo progetto non verrà mollato. Qualcuno mi ha chiesto: torna a fare la carriera, rinizia la palla con un'altra squadra? Ma no, assolutamente, andiamo avanti con la Spal. Ed è per questo che vi chiedo di supportare questo video più che potete. Lasciate tantissimi mi piace e tantissimi commenti qui sotto nello spazio dedicato. Ho rigirato un attimino la camera e quindi adesso vi vado a far vedere una partita che ho registrato nell'episodio precedente e poi ne giocheremo una in live in questo momento. Ed è inutile che fate le critiche sul mercato, ragazzi, la Spal. La Spal, cioè che cosa potevo fare di più di quello che ho già fatto? L'Udinese, andare a giocare. Attenzione perché l'Udinese potrebbe essere il nostro trampolino di lancio per andare a 6 punti. E finché questo 4-3-3 offensivo funziona, io non posso fare altro che sfruttarlo. Eccolo qua, il nostro 4-3-3 pronto, anzi no, perché Rizzo a sinistra e Muson da destra e sappiamo benissimo che devono essere invertiti. Adesso ci siamo e possiamo andare alla conquista di altri 3 punti importanti. Questa volta la giochiamo in casa, la prima partita in Serie A. Al Town Park, mi fa troppo ridere l'espressione Town Park, ma siamo pronti e l'Udinese è la nostra vittima sacrificale della giornata. Ancora Quagliarella, da qua può provare il magico tiro alla quaglia, che ha iniziato ad effettuare proprio Udine, guardate, aveva lo spazio per tirare, ci ha provato, e se devo dire che uscire tra di molta vi dico una bugia. Attenzione perché sale addirittura Vicari e va dentro, da Viviani, il nostro goniometro, il nostro metronomo, perché il goniometro non ha senso. Musonda la mette dietro per Mattiello, il tiro, e c'è il gol di Chicco, e c'è il gol di Chicco che spacca la traversa e con una bucinata la butta dentro. Mattiello, di rabbia, di prepotenza, di precisione, guardatelo, chiede l'1-2 a Musonda e poi si butta dentro. Musonda gliela dà dietro, boom, con il mancino spacca la traversa, i tifosi che dietro esultano per l'1-0 con l'imbarcatore più inaspettato di tutti, Federico Mattiello, che mi accompagna nelle carriere dall'anno zero. Non è mai mancato e ci porta anche in vantaggio. Palla messa dentro, riusciamo a coprire molto bene. Attenzione perché non ci arriva Quagliarella sulla ribattuta. Arriviamo secondi sul pallone, ma riusciamo a uscire benissimo ancora una volta con Mattiello. Oltre al gol, riesce anche a coprire la perfezione. E Quagliarella riparte, ancora Quagliarella che la perde. La recupera però Grassi, va a cercare Musonda, il nostro motorino davanti, infermabile. Un altro motorino arriva adesso ed è Mattiello che la mette dietro per Grassi. Ancora Quagliarella, sempre Quagliarella, dentro per Boriello, attenzione perché si butta dentro il Quaglia, può arrivare, può tirare in qualche modo la palla che non arriva in porta. E allora noi ci riproviamo, sempre con lo solito schema, Boriello, largo da Musonda e poi dentro per Boriello, il tiro, il palo e la palla che va fuori. Musonda la recupera benissimo e poi dentro per Quagliarella, è largo da Musonda, 1-2 con Boriello, di prima può andare Musonda, è il più veloce di tutti, si appoggia con il tacco a Boriello che non riesce a tirare, mamma mia, è lentissimo Marco. È veramente l'attaccante che fino adesso mi sta piacendo meno, con Quagliarella facciamo sempre gol, Cutrone ci ha abituato bene, Musonda è una scheggia e Boriello non fa gol. Viviani, dentro così, da Boriello, attenzione perché si appoggia a Mattiello, Mattiello e Boriello, quanto è bello dire Mattiello e Boriello, Musonda ancora a Boriello che si appoggia a Quagliarello, attenzione che si gira, il Quaglia può provare il tiro, bellissimo. Ancora l'Udinese, pericolosa, la mette dentro, bellissima, Rider Matos che non riesce a prenderla perché la prende Musonda e ripartiamo con Quagliarella, c'è Rizzo che prova ad andare largo contro Yadnan che è più veloce di lui ma riesce a recuperare il pallone, ancora Rizzo che scatta, Boriello gliela dà, Rizzo che entra in area, ancora Rizzo, Rizzo la mette per Quagliarella, come l'han salvata, grande Udinese. Cioè, grande Udinese, in realtà no, perché ha veramente fatto un dispetto alla nostra Spal, ma sono stati veramente bravi, bellissimo tiro di Vicari. Viene la bandierina, Musonda che la viene a prendere, e la crossa la mette dentro per Boriello! E c'è il gol! L'abbiamo detto, non segna neanche con l'apis, e invece di testa, sul calcio d'angolo, trova il gol, anche Boriello. Questa luce qua mi dà un fastidio, perché si vede sulle mani, ma Boriello fa il gol del 2-0, e potrebbe chiudere definitivamente l'incontro. Il portiere non ha fatto benissimo, devo dire la verità. Ma sapete cosa mi interessa sulla scala da 1 a 10? Meno 47. Marco Boriello, primo gol in Serie A con la maglia alla spalla. Eccolo qua Quagliarella che tocca uno dei suoi ultimi palloni insieme a Musonda che può andare a pressare per poi riposarsi. La palla messa dentro dall'Udinese e non riusciamo a chiuderla. Mattiello ancora largo da Musonda,
Può andare da Boriello, si appoggia ancora a Musonda, può andare Musonda e portare in avanti la squadra. Mamma mia ragazzi, guardate se è forte, va più veloce di tutti e poi la mette per Quagliarella! Il gol e l'assist prima di uscire per l'8 e per il 27. Che squadra ragazzi, non posso dire nient'altro, che squadra. Questi tre sono quelli che escono, Rizzo, Quagliarella e Musonda. Uno ha fatto gol, uno ha fatto l'assist e l'altro era lì in agguato per prendere, per fare gol lui. Ragazzi, incredibile, veramente. Un 3-0 alla Lazio e un 3-0 Udinese. Per adesso stiamo andando discretamente bene. Voi che cosa ne dite? Attenzione perché c'è Boriello contro Angella. Boriello di fisico gliela porta via. Ancora Boriello con il destro per il 4-0 finale all'84esimo. Marco Boriello dice no alle critiche che gli erano piovute addosso. No, non sono un giocatore finito. Me la voglio ancora giocare alla grande insieme a Quagliarella e a Cutrone. Grassi di testa prova ad allontanare la palla che unisce al nostro portiere, grande merito, tienila lì che sei dell'Udinese e la stai battendo. Attenzione perché l'ho appena detto che sei dell'Udinese. Sono uno stupido, non dovevo metterla giù probabilmente, cosa dite voi, però sul 4-0 novantesimo anche un errore del genere posso quasi concedermelo, dai. Cutrone può andare, può liberarsi, ha voglia di fare gol anche lui. Ancora Cutrone in area, prova il pallonetto di Cutrone. Mere, anzi no, Scuffette, sono confuso, la devi mettere in calcio d'angolo. E la palla finisce a centrocampo, ma la partita sta per finire a sua volta. Attenzione, e finisce qua. Il 4-1 è servito, ragazzi, dopo due partite, 7 gol fatti e uno subito che ho deciso di regalare agli avversari per così, perché mi facevano pena. Però i risultati stanno andando oltre le mie più rosee aspettative. Stiamo giocando veramente molto bene. Andiamo avanti, stiamo per entrare nell'ultimo giorno di mercato e mi avete detto qualche nome interessante da andare a prendere. Sto aspettando i resoconti, non so se arriveranno in tempo, e infatti... E Bentancur in prestito ce lo daranno mai? Mamma mia, Bentancur in prestito potrebbe essere veramente un gran colpo, anche se si aggiunge ai prestiti. Vediamo un attimo, ecco qua il dirigente della Juventus, andiamo a vedere un accordo sulla durata del prestito. Facciamo di 2 anni per Bentancur, dai Rodrigo. Ok, sarebbero contenti di farlo, Bentancur sarebbe veramente un grandissimo colpo. 60-40, io ci sto. Qualcuno mi ha consigliato anche Vitinho del Barcellona che può diventare veramente fortissimo. Io sto guardando un attimo le posizioni in cui può giocare e secondo me fa il caso nostro, quindi proviamo a prendere in prestito anche lui. Ah, il Barcellona non vuole cederlo in prestito, vabbè, è il Barcellona B, quindi immagino che sia un giocatore essenziale per loro. E intanto a quanto pare abbiamo preso in prestito Bentancur, ma il joystick si è bloccato, la PlayStation si è bloccata. Provo a vedere se riesco a trattare... per Manuel Lazzaro e ottenere almeno 10 milioni di euro. Non sono disposto a scendere di un centesimo, mi dispiace, assolutamente. Rifiuta assolutamente anche questa offerta. In compenso è arrivato Bentancur e va subito titolare al fianco di Grassi. Abbiamo sicuramente una panchina affidabile, con Mora e Viviani addirittura, anzi, Viviani mi sa proprio che farà il titolare e Grassi andrà in panchina. E guardate che bel centrocampo, Bentancur, Viviani con Quagliarella, Boriello, Musonda e Rizzo. E ovviamente Super Bomber Cutrone è pronto ad entrare a risolverla. Per Schiattarella 2 milioni e 7 l'accetto assolutamente, per Vicari no, lo voglio tenere. Ma non faremo in tempo a venderlo. Invece Pasquale accettiamo l'offerta e vediamo se riusciamo a venderlo all'ultimo giorno alla Cremonese. 2 ore al termine, dovrebbe darci una risposta tipo adesso, se no non si fa più in tempo, ma anche il computer che ci dà le notizie all'ultima ora, cioè ci odia, e Marchisio al Tottenham. Ok ragazzi, è terminato il mercato, annunciato il giocatore del mese, guardate chi è Musonda. Tanto noi abbiamo un 90 di valutazione perché siamo capolista e non se l'aspettava nessuno. E adesso abbiamo il primo big match, la prima partita importantissima contro l'Inter. Me ne ero accorto, grazie. Andiamo a giocarla subito, immediatamente, perché giochiamo a San Siro, alla Scala del Calcio. Noi con la maglia rossa, l'Inter con la maglia blu. Ragazzi, siamo pronti per giocare? Sarà una partita bellissima. 12 seconds later. La palla dentro, ecco qua subito il primo gol dell'Inter, speriamo l'ultimo, di Eder, che riesce a trovare un buco incredibile, gira molto bene la palla all'Inter e poi arriva Candreva, la mette dentro per Eder e ci fa gol, 1-0. Ancora Rizzo che vuole portare palla, che è dell'1-2 Boriello, efficace, Rizzo allora può spingere sulla fascia di destra, dove è un po' scoperta l'Inter. Ancora Rizzo, vuole andare, mette la palla in mezzo, c'è la regola di vantaggio e sarà calcio di rigore, perché Boriello poteva fare gol, ma Andanovic la tocca e quindi non si concretizza il vantaggio. Calcio di rigore per la SPAL. Vediamo chi se ne incaricherà, se Boriello o Quagliarella. E Boriello prende il pallone, decide di batterlo lui, è il capitano, vuol far vedere che è ancora disponibile. Marco Boriello glielo para Andanovic, ipnotizzato Boriello. Che opportunità incredibile sprecata. Sovrapposizione, la palla dentro per Eder, forse in fuorigioco, Borja Valero la va a prendere, ancora lui che la protegge, Eder in area, la doppietta dell'italo brasiliano,
che sta facendo la punta e la sta facendo molto bene. Doppio ed è un disastro perché non riusciamo mai a prenderli, hanno un tiki-taka incredibile quelli dell'Inter, guardate come girano bene la palla, Eder tira. Attenzione perché c'è Borja Valero per il 3-0, per il 3-0 dell'Inter, Borja Valero, incredibile, demoliti in questo primo tempo, la prima sconfitta della SPAL è veramente qualcosa di incredibilmente doloroso. Borja Valero dentro, ma sì, non ci credo, cioè loro fanno un tiro un gol, fanno un tiro un gol, demoliti. Eravamo primi in classifica, avevamo preso un solo gol, ne prendiamo 4 nel primo tempo. Demoliti. Sbagliato il rigore sull'1-0 per l'Inter che poteva riaprire la partita per noi e siamo scomparsi dal campo. Ancora dentro per Boriello, largo per Musonda. Attenzione, Musonda prova a fare qualcosa, gliela ridà, è in area Musonda. Si prova a girare, aspetta un compagno dentro e c'è, ma non riusciamo a fare il gol di testa, non ci riusciamo. Dentro così per Boriello, attenzione perché è da solo, deve aspettare il rinforzo del compagno, non arriva nessuno, va da Musonda, Quagliarella, lo stop e il tiro di Quagliarella, la palla che è ancora lì, Andanovic. C'è ancora Quagliarella che prova a liberarsi del difensore dell'Inter, ma non ci lasciano veramente lo spazio per andare neanche al tiro. Cutrone si appoggia per Grassi, che la prova, Andanovic. Grassi, dentro per Quagliarella che si appoggia, ancora Cutrone, lo stop, il tiro di Cutrone, la palla che finisce da Rizzo, la può mettere e Andanovic la prende. Sicuramente un'altra spalla in questa ripresa. Ma purtroppo il risultato è compromesso. Rizzo che riesce a tenere Gaia con il fisico. Ancora Rizzo che vuole andare. La mette dietro per Quagliarella. E poi c'è Rizzo che a porta vuota lo sbaglia, ma era fuori gioco. Cutrone, largo per Rizzo. L'ultima possibilità di andare a fare almeno un gol per una soddisfazione personale quantomeno. Ancora Rizzo che la porta. Entro così. Cutrone, defilato. Ancora Cutrone con il tacco per Rizzo. O mettere un buon cross. La va a prendere. Musonda! Il 4-1 è arrivato. Almeno una liberazione personale. Finisce qua una disfatta clamorosa a San Siro, ma almeno siamo consapevoli che se ripartiamo da questo secondo tempo possiamo fare bene. Chiedono scusa ai giocatori, chiedo scusa anch'io. Che è vero che se vado a guardare le statistiche mi viene da ridere perché quelli che abbiamo fatto nel complesso la partita siamo stati noi. Loro hanno fatto 4 gol tirando 3 volte nello specchio, il che è incredibile. Ma lo sappiamo, questo è il calcio e soprattutto this is FIFA. La SPAL comunque rimane aggrappata, rimane seconda in classifica con 6 punti, l'Inter capolista solitaria con 9. E ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo episodio della carriera, se ricerchiamo di arrivare immediatamente a 4.000 like lo avete il prima possibile. Ma so che state già lasciando tantissimi pugni di pollice, quindi è superfluo tutto questo.